Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi andremo a sperimentare con gli stampi che mi ha gentilmente inviato la Babycraft. Questo stampo qui, davvero molto molto carino, e poi quest'altro stampo gigante di questa mega gocciolona. Perdonatemi la ripresa, sto sperimentando con questo nuovo modo. Infatti sono su in soffitta, mi sono creato un piccolo laboratorio di resina e quindi vedete, se provo, c'è tutta la scrivania con tutte le varie cosine già pronte per la resina. Quindi andremo a utilizzare questi due stampi e ho intenzione di realizzare gli addobbi natalizi. Infatti già, non so se si nota qui dalla videocamera, già ne sto realizzando uno con la scritta appunto Buon Natale e poi già ne ho realizzato un altro che è questo qui. Quindi adesso andiamo a sperimentare e andiamo a realizzare altre decorazioni natalizie. Ho realizzato anche già questa qui, davvero molto carina, con un altro stampo che è questo qui che avevo acquistato su Ali, davvero molto carino, e anche queste altre tipologie di goccine, anche questa gocciolona gigante sempre con i flakes di Babycraft, e poi ne ho realizzate altre. Quindi niente, già ho preparato la resina qui nel mio contenitore, già ho miscelato il tutto e andiamo a realizzare gli addobbi natalizi. Primo passaggio, vado a riempire il mio stampo della gocciolona metà dello stampo. Voglio che la parte sotto sia appunto trasparente, quindi questa dimensione qui è perfetta. Dopo mi consente appunto di aggiungere tutte le varie letterine che già appunto le ho realizzate, vedete? Tutte le varie letterine sono lì sul tavolo, le ho realizzate con la resina UV con questo stampo. Un attimino che se lo trovo, perché qui c'ho un casino qui davanti a me, un attimo che non mi ricordo dove ho messo lo stampo delle letterine. Bene, c'è un po' un macello. Un attimino metto pausa e trovo lo stampo. Ecco qui lo stampo, infatti già ho realizzato appunto, come dicevo prima, le letterine con la resina UV e con il pigmento rosso, e questo è uno stampo sempre preso da Ali, e già ho realizzato appunto la scritta Buon Natale, poi casomai farò anche una versione con Merry Christmas o altre buone feste per appunto andare a decorare ulteriormente le nostre sfere o le nostre gocce. Poi ho realizzato anche delle decorazioni tipo questi piccoli lollipop, delle piccole caramelle, e quindi ho realizzato ancora più piccoline, ci sono di diverse dimensioni. Lo stampino l'ho sempre preso da Ali e ve lo mostro pure, ed è questo qui, per andare appunto a decorare. Poi ce ne sono anche tantissimi altri, tipo per fare anche i biscottini, ho realizzato tipo questo qua, volendo possiamo realizzare anche qualche pupazzetto proprio di Babbo Natale, oppure delle piccole stelline per andare appunto a decorare ulteriormente il nostro stampo. In questo caso ho aggiunto anche, non so se si nota qui, queste decorazioni. Un attimo che ve le prendo, che c'ho, ho detto, ancora devo sistemare per bene la mia postazione, quindi c'ho un po' sparso il tutto. Ho aggiunto queste piccole decorazioni, vedete, a forma di luna, a forma di stella. Queste sono le decorazioni che si utilizzano anche per la nail art, e ce ne sono diverse tipologie, sia qualcosa a tema nataloso e sia qualcosa per altri temi. Poi anche qualche strassino, quello che volete per le decorazioni. Invece nel caso di questo qui, ho aggiunto il pigmento, questo qui metallico appunto per le unghie, l'ho spolverato dentro all'interno, un attimino che prendo il tutto e vi mostro, anche perché sono all'impiedi per registrare, quindi perdonatemi, devo ancora sistemare. Ho preso il pigmento e appunto con questo pennellino sono andata a contornare tutti i bordi e anche la base di questo bellissimo stampo, per creare appunto questa mega gocciolona, che poi sul letto è tutta lucente. E poi
sono andata con la resina epossidica, sto utilizzando la Resin Pro per la resina, questa qui, il componente A, il componente B e il rapporto di 10 a 6, e sperando che si senta anche l'audio perché sto parlando pianissimo per non disturbare nessuno, la mia voce è meno squillante delle altre volte, e poi andremo a decorarli successivamente con altre, con nastrini, fiocchetti vari. Niente, io ho già versato la resina all'interno dello stampo e adesso aspettiamo le 24 ore per la catalisi. Vado a versare la resina anche in questi stampetti e poi, quando il tutto si è catalizzato, andiamo a decorare con la resina UV e andando appunto a posizionare le letterine in questo modo. Questo passaggio qui non ve lo mostro delle letterine perché mi rendo conto che già in questo preciso momento è un po', non riesco a fare tutto con calma. Vedete, le letterine le ho messe in questo modo. Bisogna metterle a specchio in modo che poi sulla parte così c'era scritto appunto Buon Natale. Poi ho aggiunto ovviamente gli stickers, quelli che vi mostravo prima. Gli strassini, della resina UV con i glitter, e poi adesso andrò a fare un'altra colata per andare a riempire il tutto, perché vedete le letterine sono a rilievo, e andrò a completare appunto questa mega gocciolona, questa mega decorazione. In questo caso qui invece sul retro ho aggiunto, oltre appunto, ho fatto una colata di resina UV, ho aggiunto anche i flakes, questi qui, sempre di BB Craft, e ne sono presenti davvero di tantissime colorazioni. Un attimino che vi mostro il set dei flakes. Eccoli qua. Ce ne sono davvero tantissimi colori, infatti andrò a utilizzare di nuovo questo qua perché l'ho terminato, cioè ne aggiungo abbondanti flakes, e infatti il risultato è davvero molto 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 carino. Vedete? Adesso aspetto che questo qui e gli altri cosine che adesso andrò a realizzare si catalizzino, devono aspettare appunto le 24 ore, e vedo qualche bollicina, quindi vado a utilizzare questo, si è acceso, ok, per andare appunto a scoppiare le bollicine. È davvero davvero utilissimo. E niente, ok, perfetto, non ci sono più bollicine, e quindi adesso questo lo sistemo dall'altra parte della scrivania in modo che poi riesco a creare altre cosine. Poi, come stampi, ne voglio utilizzare anche altri. Qui ho altri stampini, anche questo molto carino. Questo è quello lì che ho realizzato, appunto. Questo era in 3D e ho realizzato solo la parte, un lato, per realizzare appunto questo qui. Ah, un altro bellissimo che è anche molto carino per decorare sempre l'albero. Ho realizzato questo che è splendido, lo adoro. Infatti adesso ne vado a realizzare anche un altro perché ne voglio realizzare tantissimi. E lo vedo bene come decorazione anche natalizia, perché no, poi è leggerissimo, volendo anche come pendente. Davvero molto carino, sempre con i flakes. Qui l'ho utilizzato la resina con il pigmento giallo, leggero, in modo che viene questo effetto un po' trasparentino, e poi all'interno ho aggiunto sia i flakes, questi qui bianchi, e sia i flakes di questa bellissima tonalità. Ne vengono delle cose davvero strepitose. Questo, infatti, ho portato su anche queste coppette perché sopra voglio aggiungere una sfera per andare a completare il tutto, tipo così, incollarla in questo modo, sempre con la resina UV, e poi aggiungere la coppettina, sempre con la resina, e poi andare a forare con il trapanino manuale, e poi realizzare appunto questo bellissimo pendente da inserire o con una collana e portarla come bijou, oppure sempre come addobbo natalizio.
Niente ragazzi, io sperimento un pochino e poi vi mostro quello che sono riuscita a creare. Questa non è proprio, come dicevo prima, non è proprio un tutorial, ma è più un'idea per come utilizzare gli stampi della BBCraft, sia questo qui che sono abbastanza grandi e sia questo qui con le goccioline.